Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Allora, come avete anche ben visto dalla copertina dell'articolo, oggi andremo ad osservare l'ondata d'aria calda che ci dovrebbe andare a colpire nelle prossime settimane. Perché? Perché dopo che finisce questa fase di stabilità, un'alta pressione africana prenderà il sopravvento, posizionandosi proprio sull'Italia. Infatti, come possiamo vedere, già a partire dalla giornata del 12 di giugno, il primo attacco sarà soprattutto sul nord. Ma non finirà perché, come possiamo vedere, sempre di più avanzerà verso la nostra penisola, portando anche delle termiche di addirittura più 28 gradi sulle Alpi. Tutto ciò andrà sempre di più a peggiorare perché questo nucleo d'aria calda andrà sempre di più a spostarsi verso la nostra penisola, portando del caldo molto intenso e ciò comporterà anche dei gravi disagi. Infatti, come possiamo vedere, le termiche iniziano sempre di più a essere sempre più alte anche al sud. Tutto ciò ormai, come abbiamo visto, siamo abituati a non una continuità, ma come avete visto, subito dopo solo 8 giorni, neanche praticamente di caldo, un'altra goccia d'aria fresca dovrebbe colpire la nostra penisola. Sarà comunque un passaggio veloce, niente di molto pesante, perché proprio come vedete, nuovamente il caldo rifarà il suo ingresso sulla nostra penisola in maniera sempre più decisa, fino a un punto di caldo molto intenso. Questo è tutto, più o meno le cose sono queste, temperature massime che si rischiano anche 37-38 gradi al nord e anche 35-39 gradi al sud. Quindi attenzione perché sono caldi che per noi, essendo i primi, potrebbero darci fastidio. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.